Che cos'è Slow Food? Slow Food è un movimento nazionale, ora anche internazionale, in almeno 45 paesi del mondo, nato dalla convivialità, ma che ora si occupa di grandissimi temi in campo dell'alimentazione, dell'enogastronomia. Negli ultimi tempi ha realizzato delle intuizioni felicissime che sono partite dalla grande manifestazione come il Salone del Gusto, il Manifesto dell'Arca, i presidi, la biodiversità, la difesa della biodiversità, la Fondazione per la Biodiversità e in questo momento l'ultimo tema che si realizzerà nel 2003-2004, l'istituzione di una università, la prima al mondo, di scienze gastronomiche. Parlando di Romagna, quali sono i prodotti che più rischiano di sparire dalle nostre tavole? Tra i prodotti principali possiamo citare due razze animali, la razza bovina romagnola, una razza molto forte, una razza da carne che era presente in almeno 500.000 capi, in questo momento si sono ridotti a 15.000 capi, la razza suina mora romagnola che addirittura conosciutissima da tantissimo tempo era arrivata a almeno 15 capi, i formaggi e come esempio di un prodotto incrementato dall'attività di Slow Food citiamo il raviggiolo, un formaggio a latte crudo, per una vita di formazione dopo la cagliata di pochissimo tempo, da mangiarsi quando è molto giovane e in tutti i momenti della giornata. La grande intuizione di Slow Food che individua produttori, li riunisce, sceglie il marchio, e ne individua il disciplinare, ne crea il disciplinare portando a attualmente quasi a centinaia di migliaia di persone l'assaggio di questi prodotti altrimenti sconosciuti.